Salve George. Buonasera. Oh, vedo che scelto la sua forma terrena da giovane, da adolescente. Tutti così scelgono la loro forma migliore perché? Perché è la forma più lontana dall'idea della morte. Vedo che siamo d'accordo, lei farà un ottimo morso stasera. Beh, passiamo alla prima domanda della serata. Ricordiamo il gentile pubblico che è stato qui per la prima volta, ma vedo che qualcuno sarà stato anche da milioni di anni qui a questo quiz. La domanda è: che cosa abbiamo fatto in vita per meritarci la morte? Nulla. 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 La vita è stato un continuo tener lontano l'idea di questa bellissima festa! E adesso, ora che siamo fortunatamente passati dall'altra parte dello specchio magico, ci attende che cosa? Rivedere le scene della nostra vita e tutti i momenti in cui abbiamo scelto altro, invece che guardare avanti alla nostra grande consolatrice. Passiamo alla prima domanda della serata! Buonasera, buonasera, buonasera! Bene, è pronto a rispondere alle domande? Oh, attenzione, che in palio c'è l'eternità! Bene, troverà le cuffie sulla sua destra, le metta. Troverà le cuffie sulla sua destra, le metta. Mi sente? Faccio sì con la testa. Benissimo. Allora, la prima domanda è: cosa disse nel 1986, all'età di 4 anni, quando sua madre tornò dopo una notte di lavoro, avendola abbandonata nel proprio lettino per l'ennesima volta? Cosa le chiese? Ha 30 secondi per rispondere. Via col tempo. Adesso, da adolescente, a 12 anni, cosa disse a quella bellissima bambina dai capelli rossi che si girò e la guardò innamorata, chiedendole cosa è la cosa più bella che vedi in questo momento? Mio iPhone. Il mio iPhone! Signori, il mio iPhone! Il mio iPhone! Beh, l'ultima domanda. Sei un uomo maturo. Finalmente puoi fare qualcosa per una il donna, mondo. Una donna. Qualcosa? Eh? Io no. Ah, sei qualcosa. Sei un uomo maturo. Una donna. No, è un uomo. Una donna. Una donna. Deve essere un uomo. Ha scelto il suo corpo da donna! È il mio corpo! Lei è una donna matura. Sei confuso. Può fare qualcosa finalmente per il mondo. Per il genere umano. Finalmente può dire sì o no e cambiare il corso degli eventi. Cosa ha fatto nella sua vita? Cosa ha realizzato per gli altri? Ha 5 secondi per rispondere. Farmaci. Farmaci. Ci dica. Ho prodotto farmaci. Sì. E farmaci. Eh sì, farmaci. Sì, sì, sì. E visto che non bastava, ho prodotto anche malattie. Malattie? Ha prodotto anche le malattie! Si è inventato le malattie per poter vendere più farmaci! Più farmaci, più malattie, più malattie, più farmaci, più farmaci, più malattie, più farmaci. Signori, stasera abbiamo un genio! Un genio! L'ultima domanda. Qual è stata la sua data di scadenza? E attenzione! Quale è stato il suo ultimo desiderio in vita? La mia data di scadenza è stata 27 agosto 2012. Esatto, vado avanti. Fui internata per demenza senile. Il mio ultimo pensiero fu... il cookie del mio figlio.